che male fa. Ma senza voglia e senza futuro. Silvia Sachs per Terre d'Acqua News ha l'onore di intervistare oggi Giorgio Comaschi direttamente dalla Fiera d'Autunno. Intanto grazie per averci accordato questa intervista. L'onore è mio. No, l'onore è tutto mio, mi creda. No, sono contento di essere qua, perché poi San Giovanni è un posto che amo molto, perché ho provato molti spettacoli qui al Teatro Comunale per poi fare la prima qui in passato, già dagli anni 80, quindi mi sento un po' come a casa. Poi è bello in piazza con la gente, molto bello. Iniziamo fra pochissimo, quindi hai già fatto le prove del microfono, tutto, sì, sì. Insomma, quindi sei carico. Molto carico, perché ho sentito che l'audio è molto buono, la voce esce. È un pezzo che non faccio il cabaret, e questa sera rifaccio quelle cose di cabaret che ho iniziato a fare all'Osteria delle Dame, voglio dire, molto tempo fa. Ecco, proprio a proposito di cabaret, infatti, ti volevo chiedere questo: ti senti più giornalista o più comico tu, dentro di te? Beh, i giornalisti sono anche dei comici, spesso. No, nel senso che i comici sono dei giornalisti, anche i giornalisti sono dei comici. Ma io sono un giornalista fondamentalmente. Poi amo anche fare degli spettacoli, divertirmi, ma fondamentalmente sono un giornalista che fa l'asino. Un giornalista che fa l'asino, mi piace questa bellissima definizione. Bisogna fare gli asini spesso nella vita, perché sennò troppa gente si prende sul serio. Quindi tu hai sempre deciso di scrivere prendendoti poco sul serio, insomma, anche quando hai iniziato come scrittore, giornalista, in tutte le tuoi, diciamo, in tutto quello che tu hai fatto al di fuori della tua carriera comica, hai sempre deciso di farlo con un modo molto leggero, tuo, insomma, prendendoti poco sul serio, diciamo. Sì, non ho deciso, nel senso che sono così, cerco di essere naturale. Ho sempre detto a tutti i miei amici: se divento popolare, datemi degli schiaffi se vedete che cambio, che me la tiro. Cioè, io cerco di essere me stesso. Poi credo che uno dei grandi mali della nostra società sia la mancanza dell'ironia. Fortunatamente ne ho un po', e allora la metto in campo appena posso. A proposito di ironia, quindi sei uno che ama particolarmente le parodie oppure no? No, amo il prendermi in giro e prendere in giro la gente come se prendessi in giro me. Infatti faccio queste mosche sul Carlino ogni sabato ormai da 5 anni, dove mi prendo in giro, ci prendo in giro, nel senso noi, perché poi sono uguale a quelli che prendo in giro, telefono in macchina, mando i messaggi mentre guido, sono uguale. Tutto quello che fa l'italiano medio per essere preso in giro e per essere esatto. Un po'... Però io quando lo faccio, poi quelli che incontro dicono: è vero, lei l'ha detto, che poi sono quelli che io prendo in giro. Quindi insomma, ridersi addosso è anche bello. Diciamo che ridersi addosso è bello se lo si sa fare, tu hai una carriera di tutto rispetto, quindi te lo puoi permettere. Ma sei anche però molto amante di Bologna. Beh, sono di Bologna, non vedo perché devo essere amante di Modena, non so, no, comunque nel senso, sto a Bologna, mi piace la città, vivo benissimo a Bologna, ho vissuto anche un periodo a Roma, anche a New York, però a Bologna vorrei sempre tornare, perché è un posto dove si sta bene, siamo ancora in vantaggio rispetto ad altri posti, anche se ci lamentiamo perché il bolognese, che disastro, il degrado, non è vero. E invece no, il bolognese si lamenta anche per il calcio, secondo me. Tu ti lamenti per il calcio di solito? In questo momento sì, perché la squadra, anche se è una buona squadra di giovani interessanti così, ma purtroppo non fa gol, quelli che sono davanti non segnano, la squadra perde, ci si prende paura perché perde 5 partite su 6. Quindi la situazione è un po'... Io spero che... L'altro giorno parlavo con Dino Zoff, diceva, che è un mio amico fortunatamente, e mi ha detto: l'importante è che non si prendano paura, e invece poi ci si prende un po' paura quando non si fanno i punti, però insomma io ho abbastanza fiducia, il progetto a me piace, a me la squadra piace anche se perde. Ecco, allora parliamo della squadra, che cosa dobbiamo fare per vincere? Cioè, cosa cambiamo quest'anno secondo te, che dobbiamo aggiustare per il Bologna di quest'anno, di questo campionato? Io non sono una tifosa, quindi questa domanda... È difficile perché io non sono un tecnico, perché poi tutti possono parlare di calcio. Credo che bisognerebbe fare dei gol, bisognerebbe che il centravanti, che è stato preso per fare gol, faccia gol. Se poi sbaglia, non li fa, poi diciamo: ah, non è servito bene, non è vero, lui deve fare i gol, è stato preso per fare i gol, in questo momento non li sta facendo, va aiutato, va aspettato, ma il Bologna non vince.
quindi perde, perché poi il goletto in Serie A con i giovani lo prendi. No, ma più che altro però, dai, si impegnano, sono ragazzi, sì, sono poco pagati. Però. Sì, no, ma la squadra è un bel progetto, purtroppo in Serie A uno più uno fa due, devi fare dei punti. Appunto, siamo finiti in Serie A, quindi tu dici, dobbiamo impegnarci di più. No, no, loro si stanno impegnando al massimo, è che ci sono delle squadre più forti e quando vai a giocare con quelli che sanno giocare fai fatica, un errore non te lo perdonano. E la domenica tu vai allo stadio sempre o la guardi da casa la partita? A casa, perché ho preso uno schermo gigante con un proiettore, chiamo gli amici, ho fatto la tribuna, ho la biglietteria fuori, vendo i brustolini, i lupini e le cose, e la gente viene a casa mia in tribuna con Maschi. Facciamo un flashback all'indietro. Con che film comici, con che film sei cresciuto? È cresciuto il piccolo Giorgio e in che modo ha deciso poi che avrebbe fatto parte di quel mondo dello spettacolo, anche senza montarsi la testa, come hai detto prima? Ma film neanche tanto, ma sì, qualche film western, ma non è che mi piacessero ridere. Poi L'Osteria delle Dame, Guccini, cantautori. Il cinema che mi ha sempre affascinato è quello di Lelouch, un po' romantico, non tanto quello comico. Poi ecco, il primo Woody Allen, la grande ironia, alcuni film di Lelouch come L'avventura e l'avventura, ecco, questi sono stati film un po' che mi hanno segnato, che ho visto molte volte, però poi non lo so cosa è successo alla fine. Quindi non sai cosa è successo, però alla fine ti piaceva il palco e hai provato, sì, a buttare. Sì, sì, beh, chi va sul palco non è normale, eh. Cioè, noi siamo un po' egocentrici, vogliamo l'attenzione e quindi siamo sul palco, no, è gente normale, gente anormale, cioè non è gente, è brutta gente quella che va sul palco, nel senso che è gente che vive una dimensione diversa, uno scambio di personalità. Chi sono io, quello lì o questo qui, non lo so. Non è facile, poi sembra così tutto bello, ma alla fine... Guarda, è verissimo, Giorgio. Ma quando hai detto ai tuoi genitori che volevi fare questo, che cosa hanno detto? Devi studiare, devi andare a lavorare, cosa fai? Poi dopo mi hanno assunto al giornale, lì lavoravo e poi facevo parallelamente anche il comico o il cabarettista. Poi si sono rassegnati e alla fine sono diventato grande e mi sono rassegnato anch'io. Ti sei rassegnato anche tu, no? Sì. Dai, dire così. Ma ti rivedremo a San Giovanni oppure sarà una tantum questa? Boh, non lo so, può darsi, vengo spesso qui, mi piace ogni tanto a mangiare o da Bergamini o ci sono due o tre posti, quello dove si mangia bene la carne, ce n'è uno che è il Mirasola, l'Osteria del Mirasola. Io non mangio mai qui, però vedi. Mi fido, no, di piace, Giorgio. Mi piace molto San Giovanni, quando mi chiamano sono contento, questa volta alla fiera mi hanno chiamato e sono venuto molto volentieri, poi si fa in un attimo. Poi, come ti dico, ho provato tanti spettacoli qui, quindi sento a casa, cioè, mi piace la piazza, la gente, il contatto, a me piace il contatto con la gente. E si vede. E allora, siccome ti senti a casa, però non voglio rubarti altro tempo, perché magari così ti rilassi anche prima. Ma dopo te lo richiedo, se me lo rubi. Va bene, ok. Te lo do in prestito allora, così va non bene. Me lo Ti ringraziamo per questa bellissima intervista, per la tua disponibilità, ti lasciamo rilassare prima dello spettacolo. Va bene. Giorgio Comaschi, grazie. Grazie. Alla prossima. Alla prossima. Sottotitolato per i non vedenti. Udenti. Ciao. Tu dei cuori non li hai. E a me non basta la metà. Scegliere non sai, scelgo io che male fa.